che la provincia autonoma e il comune di Bolzano hanno allestito per testimoniare il lavoro svolto dal concittadino Claudio Trevi in 35 anni di attività. Da parte di chi guarda, la prima valutazione sarà quella estetica, per stabilire se le sculture piacciono o meno, per formulare delle considerazioni critiche e fissare le ragioni del gusto. Ma c'è anche un altro aspetto molto interessante, venire a conoscere il lato tecnico, cioè attraverso quali processi, dal progetto affidato ai disegni, si arriva all'opera definitiva. Audiovisivo è quello di raccontare, prendendo per esempio un monumento di Trevi, questa storia o questa avventura per cui l'artista, con l'aiuto dei fonditori e soprattutto del fuoco, arriva a creare le sue opere e ad affidarle al giudizio del tempo e allo scorrere dei secoli. Durante la cosiddetta preistoria, gli uomini dell'età del bronzo avevano scoperto il procedimento per lavorare una riga di rame, stagno e zinco, facendola fondere e colare in stampi per i più svariati usi. Presso le più antiche civiltà, presso i Greci e i Romani e poi, durante i secoli, nel Medioevo e dall'età moderna fino ai giorni nostri, il bronzo è servito per le sculture, ma anche per infiniti altri oggetti. Molto importante è l'uso che se n'è fatto per fondere le campane e dal 500 in poi in artiglieria per le bocche da fuoco, cannoni, mortaie e bombarde. Resistente ai secoli, ma con un punto di fusione piuttosto basso, il bronzo rappresenta la linea ideale per le sculture. Può essere lavorato in grandi masse, ma risulta sensibile anche ai minimi particolari del disegno. L'opera che prenderemo in esame è il monumento alle vittime del lager di Viareggia, creato dallo scultore Claudio Trevi per conto del comune di Bolzano e sistemato davanti alla chiesa di San Pio X il 25 aprile del 1986, anniversario della liberazione. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dal settembre del 1943 all'aprile del 1945, Bolzano, come il resto dell'Italia, fu occupata da truppe germaniche. Venne quindi creato un lager dove venivano ammassati i prigionieri di guerra, politici o per motivi razziali, prima di essere convogliati in Germania. Di questi, ben pochi ebbero la fortuna di ritornare alle loro case. Il monumento a ricordo di quei giorni testimonia la tragicità di quegli avvenimenti, induce alla pietà verso tante vittime di un furore del quale non si conosce l'eguale. Legate e saldate elettricamente fra loro.
L'artista segue direttamente i lavori sulla base dei disegni che precedentemente ha preparato in studio. Le dimensioni dello scheletro sono simili alla grandezza della statua definitiva. Successivamente si ricopre lo scheletro con pezze di sacco imbevute di gesso quasi liquido ma a presa rapida. Date le grandi dimensioni della statua, l'artista in questa fase si avvale della collaborazione di un operaio, il quale applicherà i sacchi nei punti determinanti, seguendo fedelmente le sue indicazioni. Nel migliore dei modi. Ora la scultura inizia a prendere forma sia come massa che nei minimi particolari. Un lavoro di mettere e togliere. Quando il gesso si era preso, non bastano le mani e si lavora di scalpello. Dello scultore fioriscono non solo le forme, ma si delineano anche i particolari espressivi dei volti e le loro caratterizzazioni. L'artista modella qualche cosa di unico, frutto non di una copia della realtà, ma di un procedere per astrazioni. Scolpisce infatti una sua idea, un modello mentale noto solo a lui.